L'Abruzzo non dobbiamo dimenticare che ha una rete radar all'avanguardia e che non tutte le regioni si possono permettere. Quindi da questo punto di vista in questi anni abbiamo fatto passi da giganti. Si potrebbe fare di più, si poteva fare di più, probabilmente sì, per quanto mi riguarda. Ad esempio, se avessi avuto la possibilità di poter contare su qualche collaboratore in più, come ad esempio purtroppo non sta accadendo per l'ufficio speciale della ricostruzione, certamente si poteva fare qualcosa in più. Tant'è che su quest'ultimo tema specifico, se non si risolve qualcosa nel giro di qualche giorno, io credo che sarò costretto a rimettere la delega nella mano del Presidente. Il tema dei colli atterrato lo conosco molto bene per essere bene occupato fin dai tempi non sospetti, ovvero appena dopo alcuni provvedimenti emessi dall'allora sindaco di Teramo che ordinavano lo sgombero di taluni fabbricati ATER. Mi sto occupando di quello, lì mi occuperò anche delle case, delle residenze economiche popolari di proprietà comunale di via Luigi Longo, con una assemblea come siamo soliti fare in piazza, sul posto insieme al sindaco, per vedere le possibili vie di uscita. Secondo me ce ne sono, però ci vuole che tutti si tiri verso un'unica direzione e che se sono solo in poco a farlo il risultato si allontana sempre più.